violenza che hanno caratterizzato quest'ultima fase dei contrasti tra tre gruppi criminali operanti nel territorio di Nocera. Un'indagine che consente anche di ricostruire la mappa della criminalità organizzata nella Nocera. Noi puntiamo effettivamente alla ricostruzione non soltanto delle dinamiche attuali, ma anche della mappa della criminalità organizzata, sempre più sfaccettata, sempre più multiforme, sempre più fluida, della criminalità organizzata della provincia di Salerno. Stiamo assistendo anche, come dire, una modifica, direi genetica, dei gruppi criminali della provincia, che stanno assumendo, anche grazie ai continui contatti che hanno con l'area napoletana, sempre più dei connotati di fluidità, di mobilità, che dipende anche dai continui, come dire, assalti che le forze dell'ordine fanno alla compagine criminale. Quindi bisogna sostituire i ranghi, bisogna trovare nuove alleanze, nuovi canali di rifornimento, nuovi clienti, e tutto questo determina una mobilità nuova dei clan criminali operanti nella nostra provincia. E anche modalità molto violente, come avete sottolineato. Sì, perché diventa sempre più essenziale il controllo del territorio, soprattutto il controllo delle piazze di spaccio. Occupare una piazza di spaccio significa assicurarsi la sopravvivenza dell'organizzazione criminale e quindi anche i relativi profitti, e dunque diventa importante il controllo che, come abbiamo visto, si fa oggi come ieri, sempre con le armi e con azioni determinate e decise, che sfociano anche in tentativi di omicidio, se non addirittura di omicidio. È stata un'operazione molto importante, innanzitutto perché ha permesso di disarticolare un gruppo emergente, anzi tre gruppi che sono stati delineati nelle indagini. Indagini che, come Squadra Mobile e Commissariato di Nocera, ci hanno visto protagonisti soprattutto all'inizio di settembre, quando ci sono stati dei fenomeni molto violenti a Nocera con l'esplosione di colpi d'arma da fuoco in luoghi pubblici, arresti in flagranza che sono stati fatti e anche sequestri di armi. E provvedimenti che poi, una volta ultimata la fase della flagranza, sono stati forniti elementi di prova all'autorità giudiziaria, che ha portato all'emissione prima di tre fermi indiziati di delitto per l'esplosione di 8 colpi d'arma da fuoco a Nocera, e successivamente a questi provvedimenti che abbiamo eseguito oggi assieme all'Arma dei Carabinieri. È stata un'indagine molto importante anche perché abbiamo potuto constatare come un altro elemento veramente significativo è che questi episodi sono nati in concomitanza anche con degli elementi di fatto dettati dalla presenza sul territorio nocerino anche di vecchi soggetti legati a clan criminali. Nel corso dell'intervento che il procuratore segnalava come i fratelli Cuomo sono esponenti del disciolto clan Contaldo, ma in questo momento a Nocera, per elementi dettati dall'incompatibilità con il regime carcerario, permessi dettati dall'autorità giudiziaria in relazione a delle questioni di carattere premiale sotto il profilo detentivo, vi sono dei soggetti che comunque gravitano nell'area nocerino-sarnese e che quindi siamo in questo momento monitorando. Questa indagine è anche importante perché ha consentito di restituire alla città di Nocera Inferiore una tranquillità sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica. Vorrei sottolineare come anche il giudice per le indagini preliminari ha messo in evidenza nell'ordinanza un elemento importante che la Procura della Repubblica aveva accolto nelle nostre richieste da parte della Squadra Mobile del Commissariato di Nocera, ovvero del stato di intimidazione in cui versava la popolazione di Nocera. Uno stato di intimidazione dettato da un dato obiettivo, che era l'assenza di testimoni in concomitanza con fatti che avvenivano in luoghi pubblici dove invece vi era la presenza di molte persone. E questo è un elemento che ha qualificato la condotta come condotta che ha potuto contestare il 416 bis, ovvero la forza di intimidazione che queste persone riuscivano ad esercitare. L'ultimo elemento importante sotto il profilo investigativo è stato che siamo partiti con tre gruppi distinti sotto il profilo criminale e poi abbiamo registrato a un certo punto un fatto
significativo, ovvero è stata una cena riappacificatrice in cui questi gruppi si sono seduti a tavolo proprio insieme, a dimostrazione della fluidità, come veniva sottolineata dal procuratore, una fluidità che per certi versi è anche stata di ostacolo in parte alle indagini, proprio perché poi fornire un elemento diretto della presenza di questi gruppi criminali quando da una parte si fronteggiano e dall'altra poi si alleano è estremamente complicato. Però grazie alla collaborazione c'è stata nelle indagini con il ROS siamo riusciti appunto ad avere questo importante risultato investigativo. Dove si è svolta la cena? In un noto ristorante di Nocera, un particolare che però appartiene al segreto di indagini. Io sottolineo per quanto riguarda la Polizia di Stato innanzitutto il plauso agli uomini della squadra mobile e del commissariato di Nocera, perché veramente abbiamo svolto un lavoro importantissimo lavorando soprattutto sul territorio, un territorio che ha anche una grossa parte sana che ci ha fornito utili indicazioni. Questo è importante sottolinearlo e quindi dal mio punto di vista il plauso è per gli uomini della squadra mobile e del commissariato di Nocera. Per me è una grossa soddisfazione aver disarticolato questi gruppi criminali, perché si era creato, come ho detto prima, sul territorio un grosso allarme sociale, e quindi spetta al questore ma anche al prefetto cogliere i fermenti sul territorio di questo disagio sociale e, come diceva anche il capo della squadra mobile, disagio sociale soprattutto derivante dalla forza intimidatrice e dal vincolo associativo di questi soggetti. Quindi si realizzava in questo momento, proprio si è realizzato appieno il delitto di associazione di stampo mafioso, perché c'erano tutte le connotazioni strutturali di questo delitto, che è un delitto contro l'ordine pubblico. Sotto il profilo strettamente operativo, come questore ho inviato sul territorio rafforzati i servizi anche con i reparti prevenzione crimine che vengono da Napoli, reparti prevenzione crimine, quindi c'è stata una concomitante azione investigativa e un'azione di prevenzione sul territorio. Ovviamente queste due componenti non si sono intralciate, perché è importante non intralciare il lavoro investigativo mentre si opera per il controllo del territorio e per l'attività di prevenzione.